Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft. No, non è vero, non è Minecraft questo, che cos'è? Creativerse. Quindi è l'universo dei cretini, il Creativerse. Allora, ringraziamo... Dold, cosa? Guardaci, guarda che cretini che siamo, dove stai? Sto qua sopra. Dammi guarda. No, aia. Allora, che cos'è Creativerse? Allora, è un gioco ad accesso anticipato, ancora non è uscito. Lo potete trovare su Steam al prezzo di 20 euro, se non erro, perché sta scontato, fino a che sta scontato, perché sennò dovrebbe stare 30 e qualcosa. I creatori del gioco ci hanno dato la possibilità di provare questo gioco insieme e quindi noi vi porteremo qualche puntata. E se vi piace, giustamente ci saranno abbastanza mi piace da andare avanti con la serie, noi la porteremo avanti. Dai, come non fa non piacere? È troppo bello. Guardate che figata. Praticamente è un Minecraft con la grafica più alta, secondo me, dove il personaggio ha le dita e ha le mani. E È abbastanza umanoide. è molto strano. E c'è un guanto fighissimo che Ciuccia. aspira le cose. Ciuccia. Però non può aspirare tutto, perché va Esatto. tipo upgradato e reso più potente. Yes, sir. Esatto. Quindi il primo step da fare è cercare la crafting, perché in questo gioco la crafting non si può craftare, bisogna trovarla in giro Trovata. e c'è una mappa, veramente. Se basta guarda sopra. Sopra c'è il segnetto, sopra la mappa, sopra a te, dove, nord, sud, ovest, est, c'è il segnetto della crafting. Basta dirigersi verso lì. E che fai, te lanci? No. Porco Giuda. Tu te lanci, che La sei cosa nabbo. bellissima è che fanno dei salti abnormi, sì, Sì, fanno omini. due blocchi di salto. Con lo Bello, shift, faccio. lol, con lo shift se corre. A me mi ricordano gli omini della Wii o del Nintendo. Sì, hanno la stessa faccetta tonda e... Oddio, Funghetto! mi sa che Hilton si è fatto male, io ho visto ora. Lol. Ah, comunque, vedete questa specie di animaletti strani? Guarda Oh, questo, sto a fianco a Hilda e ne sto vedendo l'animaletto. è un Eccolo. maiale. Un maiale giallo. Oddio, c'è il crabby qua. Attenzione. Ammazziamo, non ha. Andiamo Allora, avanti, prima andiamo questo, avanti. prima questo. No, ormai meno lo crabbio. No, sei matto. E tanto questo fugge. Attento che quello gira. No, non gira Arrivo questo. anch'io, arrivo anch'io. Perché non gira? Ah, muori. Perché non meglio fa menà? Sei brutto, perché sei Muori. un... Attacca, via. Aia, sto Hai visto? Me menando lo un dalle infer. spalle, così No, muore. attento che si è chiuso. E gli muore lo stesso. Lo so, però quando No. si gira fa danno. Ok, ucciso. Ok. È morto, vedi Questo è il quanto drop. muoiono? È il drop. Abbiamo trovato una note. No. Ce l'avevo Cosa? nell'inventario io. Ok. Andiamo. Oh, un altro No. grabby. Oh, qua ci stanno dei vein, li prendo io, eh. Gli animali non sono aggressivi se non li attaccate. Tranne quelli notturni. Che diventano cattivi. Allora, col tab potrete cambiare modalità da costruzione e distruzione a quella lì di combattimento. Quindi potrete anche cambiare armi e upgradare il vostro guanto e la vostra spada. E Ma qui questa è inferme figata, se frega la roba. sono aspirapolvere. Vedi, puoi pulire casa, visto? Ma Funghi, ho non visto dei c'è. funghi su un muro. I funghi li trovi anche dentro alla terra, così. La texture dei funghi è fatta proprio strano. Anche i funghi possono servire per craftare. In modalità tecnomagica. Con shift si corre, il problema è che praticamente consuma dell'energia. Dopo che si è consumata l'energia, dovete aspettare un po' che si ricarica. Non c'è la Ragazzi, corsa infinita. nell'acqua sembra che noi non soffochiamo, però consumiamo energia. Devo trovare. Perché non vedo la scritta di Winfer? Dov'è? Sto vedendo un Krabby Patty che sta combattendo con qualcuno. Forse ero io, No, molto è molto. Esinger, tu c'hai la tomba là. Quindi sei Allora morto là. basta che segui la mia tomba. Sì, sono alla tua tomba. E Esinger sta morendo col Krabby Patty. Ok. Ole! Morirai, Krabby Patty, morto. È morto. F. Siamo Drop qua. coral, abbiamo trovato il corallo, la mud e la rockstar rock, non so cosa facciano. Pure il mio è legato questo qua. Hai trovato l'oni? Ragazzi, ho craftato La? la crafting. Lol. Ho la crafting. Allora, Vabbè, fammela qua, no? dove la mettiamo? La mettiamo qua proprio, un po' più in qua, Sì. per non tenerla lì. Cioè, Sì, c'ho un... però... Mi fate un favore? Dica. Mettete un Facciamo... teletrasporto dove Ah, mettete la ok. crafting, così Allora, mi scendo così. teletrasporto. Il teletrasporto è il touchstone. Lo piazzate col destro, io me lo piazzo qui, vediamo un po'. Eccone uno. Aspetta, che tocco lì. Tanto se voleva.
interact con F o col destro, mettete accept sul touchstone e si possono teletrasportare tutti sul vostro nome. Con la T potete accedere adesso al teleport. Adesso dovrebbe arrivare qua. Teleporto. Vieni qui. 4, 3, 2, 1. Dovrebbe arrivare qua, eccola qua, apparsa. E c'è anche la mia roba, io sono morta lui qui. Sì. Qual è la cosa bella di questo gioco? Che Minecraft non ha. Qual è? Non lo so. Che puoi scegliere tra maschio e femmina. Ah, ah, anche quello. Ci stanno un po' di crappipatti qua. Fanno compagnia. Però non vedo il sacchetto. Vedo la luce bianca, ma non vedo il mio sacchetto per riprendere la roba, ci credete? Lol. Io intanto io adesso c'ho qualcosa da craftare. Vediamo un po'. Oh, posso craftare l'upgrade. Allora, questo oggettino che vedete è l'upgrade per scavare più potente. Si fa con 4 di legna crag, qua, crag wood, 6 di terra, un fungo marrone e un vine. Ok, craftato. Collect item. E questo oggettino lo mettete al posto di quello lì dove tirate a pugni, del pugnetto in pratica. Ecco qua. Allora, le dita sono un tocco di classe, si può dire. Sì, effettivamente. Allora, ecco qui un po' di pietra. Una cosa che hanno fatto che mi è piaciuta veramente. Cosa? Per esempio, quando prendi la terra, ci sta la terra con l'erba sopra, la terra normale, la terra con la neve, eccetera, eccetera. Ok. No? E quando la piazzi, piazza quelle che hai preso. Per esempio, io piazzo una terra con l'erba. Oppure la terra senza erba, cioè rimane quello che hai preso praticamente. Ah, ok, sì. Non diventa dirt come su Minecraft. Esatto, sì. Però c'ha un senso, perché qua la spiri, mentre su Minecraft la rompivi proprio. Eh sì, qua non la rovini. Se la rompi l'erba sparisce, ma se la spiri infatti questa diciamo è un assorbimento magico. Quindi teletrasporto senza mi rifaccio il laghetto. Vedi che ci sta? Ah, ok, è morto. Che c'è stava? Niente, c'era un granchio stavo cercando di non morire da un granchio. Ok, io ho della pietra. Dove sta la crap? Sta fuori? Sta fuori. La mettete là dentro, no? Quella non si può rompere, aspetta un po'. Vedi un po' che quella cosa nuova la puoi rompere. Un po', vediamo un po' se si può fare. Sì, mia. Allora, wow. Ficcala dentro. Andiamo dentro. Portiamola dentro. La mettiamo all'angoletto? Metti, qua mettiamo pure il teleport. Mettiamo qua. E i nostri teleport ce li mettiamo dal lato opposto, così almeno sì, così facciamo un po' di ordine casa. E così quando moriamo rinasciamo dentro casa, ragazzi. Questo non è altro che lo spawn di quando morite. Oltretutto serve sempre i funghi a me mi mancano. Io c'ho un fungo marrone. Eccole, guardate le torce. Queste sono quelle base, illuminano molto poco. Però sono belle da vedere. Perché mi stai seguendo, granchio? Non mi vorrai menare. No, i granchi sono tranquilli. No, no, non attaccano. Nessuno dei mob attaccano finché non li attacchi tu. A meno di giorno. Questa è una buona cosa. Senti, ciccio, non c'entra in drogata, capito? Lascia perdere il granchio, poverino, non ti ha fatto niente. Ecco, un'altra cosa bella di questo gioco è che è molto intuitivo, quindi si impara abbastanza velocemente a giocare. Vabbè. Penso che comunque per chi ha giocato a Minecraft è tutto molto facile. Beh sì, noi siamo già abituati a questa logica. Posso aggiungere che è casa di merda. Infatti è fango. Beh, è merda. È la casa di Morduculo. Oh, allora. In realtà è dei Febbug, quindi non è solo mia. Non l'ho costruita io. Vabbè, Febbug è culo, dai. Ecco, lo sapevo io. Morduculetto si è arrabbiato. Ti ho offeso. Allora, la spada. Ah no, la spada si fa pure con l'osso. Ah, non c'ho ossia. Ci voglio dai, un osso. Dai, se vado a ammazzare qualche mob. I crab non danno le ossa, eh? No, solo i maiali. Solo i crab maiali. Danno la specie di corazza che c'hanno sopra che ti serve per fare l'armatura. Però se facciamo l'estrattore possiamo prendere i fossili e farli diventare ossa. I fossili ce l'ho, però l'estrattore ci vuole a farlo. Se è un'altra cosa. Basta farmare un pochettino, dai. C'è un maiale ma qua perché mio. Mette della competi con l'erba? Sono competi sì. Mitizziamo, no? Ci mitizziamo con l'ambiente. Aia. Oh, sto maiale non muore. Ecco, è morto. E non mi ha dato l'osso, mi ha dato la pelle. Anche quella serve per fortuna. È carino pure il modo in cui si mettono i cubetti. Tipo maiale potenziato, lo vedo da qua giù. Vado a piallo. Ho fatto l'estrattore. Fa male, dai.
Raga, se siete newbie non è colpa mia. Sì, ma... Poi si dice siamo newbie. Allora, l'estrattore si fa... Aspetta che arrivo pure io così lo faccio vedere dalla... Oddio! Aspetta, aspetta, c'è un altro maiale. C'è un maiale, c'è un maiale cattivo! C'è un maiale puzzola! Maiale puzzola! Ai, ci muoio col maiale. Ho due maiali puzzola, attenzione, io non ammazzare il due. Ossa! E il professore si fa con la Cragwood, la Stone e il Venus, che il Venus sarebbe tipo il filo d'erba. L'estrattore serve per fare degli oggetti diversi. Faccio un esempio, se io adesso ci metto la legna, mi fa le slab. Ma che cos'è questa cosa che vedo qui? È una bomba di qualcuno. Di chi è? Non lo posso... La posso spirare, ma non... È perché non ci sta niente più dentro, la puoi pure buttare probabilmente. Allora... Vedi, ha fatto le slab, basta fa con le attite. Io c'ho i fossili, ci metto i fossili? Sì, ci fai le ossa. Ecco qua. Adesso io voglio fare una porta. La porta si fa con il miele, la stone road, che basta mettere la stone qui nel processore. Poi ti fa le slab le metti nel processore e ti fa lo sticketto di pietra. Capito. La cosa interessante di questo oggettino è che fa... Ha un tempo per produrre tutto, non ha bisogno di niente, di nessuna produzione di carbone o simili. Però ci mette più tempo del normale. In totale adesso ci mette 3 minuti per fare tutti questi legnetti. Oddio, mi sta a menare qualcosa? Dove? Mi sono preso un danno. Wood, il Cragwood è l'altro grosso, te puoi sbagliare, quella 4. Ah, ok. Non serve il colore. Oh, un Hilda sta combattendo contro un maiale, ok. E anche Winfer? Sì. Oddio, mi stavo a morire. Un altro. Sono altri due. Ti aiuto io, Mazuka. Io me la do a retromarcia. Io attacco a retromarcia. Vecchia tattica. No, morto. Adesso ce l'ho con te. La vecchia tattica non ha funzionato. Io non l'ho ucciso. Dove sei andato? Ah, ok, dentro la casa. Vado a riprendermi la roba. Isingar, fai questa porta. La sto facendo. Non so, ti sto prendendo in giro. Create. Mi sto facendo la spada io. Sì, c'ho la spada finalmente. Ah, posso fare pure quella dopo? Ma che davvero? Quella prima, no, quella dopo non gliela faccio ancora. Oh sì, forse potrei pure farla, vabbè. Voglio prendere la mia tomba, ma ho paura. Quella è quelle due? Allora, quella là, quella altra tua. Per fare la porta, mio caro Mordug, basta prendere questo processore. No, tagli qui. Metterci la legna dentro. Yes, sir. Fare le slab, rimetterle qui dentro e ti fa lo stecchetto di legno. Stessa cosa farlo con la stone. Ok. Perché non me la fa vedere come si crafta, però? Tu si vede? Clicchi sulla porta, a destra ti fa vedere i materiali. Non vedo la porta. È perché non l'hai sbloccata. Dove si sblocca? Da quale reparto? Sta giù in fondo. Fornitura. Io c'ho decoro. Ah, aspetta, no. Non ce l'ho. Miei cari signori. Ho trovato una chest. Chi se ne frega? Porta. Chi se ne frega? C'è il miele. Dov'è la porta? Ci abbiamo una porta. E abbiamo anche una cosa molto carina. Cioè? Il mob dentro. Dentro la porta. Si è incastrato. Ah sì. Non ho fatto male. Aia. Oh, è entrato. Sono entrati. Aia, muoio. Ok. È da fissare le porte. E non mi frega della tomba. Io devo qui. L'ha presa la Winfer. Vabbè, comunque sia. Guardate, 3 2 1. Vai. 3, 2, 1. Dove stai? La chest. Ammazza. Ce la tengo. Che carina, quanto è piccola. Metti bella roba dentro, maledetta schifosa. La rivoglio, la riesigo. È tutto il mio farm. Lo farm. Perfetto. Guardate come si chiama la cesta. Certo, perché tutto il legno, tutta la stone. Guarda come si chiama la cesta, Winfer. Te puzza il culo, ma dai. Come si chiama la cesta? Te puzza il culo. Lol. Ci sta, no? Io appoggio un po' di roba qua, se vi serve. Prendete e mangiate. Bel gioco. Benissimo, ci sono tante altre cose da fare. Sono tante altre cose da craftare, come le armature, altre armi. Io ancora devo sbloccare altre cose, come sti cosi runici tipo craft e bla bla bla. È bellissimo. Allora, devo sbloccare qualcos'altro pure io, se no non riesco ad andare avanti.
Dove sta? Ah, questa è quella più grossa, ok. Questa come guarda, si fa? Guarda quanta luce fa rispetto a quest'altra. Vai, levalo. Perché non riesci a levarlo? Ok. No, non c'è. Ah, lo rifà col guanto tuo. Ah, aspetta. Io non la vedo più, mi è sparita. Non la vedo più. Eccola. Sarà buggata. Sì. Guarda quanta luce fa, eh. Mamma mia. Già l'ho visto. Oh, madonna. Questa è diversa, pure questa si appiccica al muro, eh? Sì, però questa qua si toglie con il secondo guanto. Ok, vediamo un po'. Beh. Vabbè. È già un'altra cosa. Pure più bella da vedere. Oppela. Va bene, ragazzi. Io direi che potremmo anche salutare qui, vero? Dove siete? Yeah. Dove siete? Questo era Creativerse. Vieni qua, Isengard. Vieni qua. Non posso, ho due crabby patti che vi colpiscono. Due crabby patti. Andiamo a dare una mano prima, Isengard. Aiuto. Non è morto il crabby patti. Intanto va a fuoco. Ma perché ha preso fuoco? Perché è giorno, questo è il crabby patti quello notturno. È come un zombie. Sì. Ok. Allora. Questo è Creativerse, ragazzi, un gioco bellissimo che praticamente è ancora in accesso anticipato, lo potete trovare su Steam, ancora per poco in sconto. È un gioco molto interessante, molto simile a Minecraft, ma ha un modo tutto suo di vedere il mondo, effettivamente. È molto più particolare, più tecnomagico, si può giocare in multiplayer tranquillamente perché non serve ostare un server, perché sono stati direttamente dalla casa. E niente, ragazzi, spero vi sia piaciuto. È all'inizio, ma è un gioco che promette bene, quindi lasciate un bel po' di mi piace. Io direi arriviamo a una bella cinquantina di mi piace, per voi Minecraftari sicuramente vi piacerà. E così faremo le prossime puntate insieme. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.